Ashtar, via Irena Velázquez, 31 dicembre 2022. Traduzione Marina. Cari fratelli e sorelle, sono Ashtar, il comandante delle forze galattiche di luce, e sto comunicando telepaticamente a nome dei vostri fratelli e sorelle galattici. Voglio chiarire che non usiamo la parola federazione, che è stata data dagli uomini, e io sono stato d'accordo fino a questo momento. Ora è il momento di seguire solo la strada della verità. L'alleanza deve iniziare a fare vere rivelazioni e smettere di accampare scuse secondo le quali l'umanità non è pronta. Il processo di liberazione della Madre Terra è ancora in corso e finora non si è realizzato come ci si aspettava. I ritardi sono legati alla vostra passività e alle aspettative che qualcun altro faccia il vostro lavoro. Tutti voi siete responsabili della creazione della nuova terra. Miei cari fratelli e sorelle, continuate a dimenticare che siete arrivati qui per salvare questo pianeta. È tempo di scoprire la vostra vera identità. Siete le anime stellari che hanno viaggiato in questa galassia con la missione di eliminare le entità negative. Io e il mio equipaggio continueremo ad assistere l'umanità dal cielo per mantenere il pianeta sicuro dallo spazio e il resto spetta all'umanità. Tutti i presenti sono arrivati come volontari. Le vostre responsabilità dirette sono il salvataggio di pianeti, galassie, universi e così via. Vorrei condividere la nostra ultima operazione Venus 2. Abbiamo trascorso mesi di tempo sulla Terra per fermare gli attacchi di forze ostili che stavano cercando di creare una nuova illusione olografica su tutta la Galassia Lattea. Hanno inviato forze dell'ordine per aiutare le anime corrotte che risiedono sulla Terra. Se avessero successo, dovreste dimenticare la vostra liberazione e l'intera Galassia Lattea diventerebbe una zona di illusione di Matrix. Abbiamo affrontato questa situazione per 6 mesi. Anche il tempo fa parte della 3D per mantenere gli abitanti del vostro pianeta disorientati e confusi riguardo alla realtà. Tutte le strutture circostanti che vedete quotidianamente sono il riflesso di basse vibrazioni non compatibili con le alte frequenze. Tutto dovrà cessare di esistere quando passerete alla 5D. Le vostre anime hanno visto e sperimentato mondi avanzati molto più di quanto possiate immaginare. Per favore, uscite dal miraggio e concentratevi sulla riconnessione con la vostra anima. La connessione avviene durante la meditazione, quando siete fermi e in silenzio. Non avete bisogno di essere salvati da noi, potete farlo da soli. L'umanità è forte e trasmette le stesse capacità che abbiamo noi. Non siate vittime, siate guerrieri. Potete inventare tutto ciò che desiderate per voi stessi e per gli altri. Siete più forti di quanto pensiate. Il divino continua a rompere la paramnesia e molti cambiamenti stanno arrivando. Per favore, non sprecate il vostro potere analizzando il perché e il chi. Seguite semplicemente il flusso divino e siate sempre nell'adesso. Nessuno può fermare ciò che sta arrivando su Madre Terra, come è già successo nella nostra realtà. Annuncerò il nostro vero ambasciatore nel mio prossimo messaggio, perché è il momento di farlo sapere all'umanità. Grazie, canale universale. Invio amore supremo ai miei fratelli e sorelle. Ashtar. Voce marina.